Allora, tutti gli amici di Amazon, oggi siamo qui in un unboxing e un piccolo commento su questa tagliasiepi della Gardena. Adesso andiamo a aprire la scatola, vi mostro il contenuto e come va a montarsi, perché bisogna montare il manico per impugnarla. Eccoci qua tornati, abbiamo tirato fuori tutto il contenuto della scatola e come potete vedere abbiamo la nostra tagliasiepi, eccola qua, con un peso complessivo di 3 chili, circa 3,1 kg, e come potete vedere qua abbiamo il manico che adesso monteremo, un comodo manuale, le due viti che servono per montare il manico. Ho perso una vite, un secondo solo, trovate all'interno della scatola, due viti che servono per montarlo, manuale, una batteria in dotazione con il suo carica. Questa batteria vi dà una durata di utilizzo di circa 35 minuti. Vi mostro il motivo. Il motivo è questo, ragazzi. All'interno della confezione abbiamo, scusatemi, abbiamo questa, perdonatemi, quindi vi durerà un'oretta. Abbiamo la 2.5, un secondo solo. Abbiamo la 2.5 in dotazione, quindi vi dà un utilizzo di 56 minuti. E vi indicano che potete riuscire a fare circa 188 metri quadri di superficie di taglio. Ovviamente, se volete su Amazon trovate anche gli altri modelli, tipo per esempio ho trovato questa che va a costare però 100 euro. Quindi ripeto, vedete voi se comprare una batteria più grossa o stare anche su una piccolina, avere due batterie comode dove una potete utilizzarla e l'altra ricaricarla e viceversa. Penso sia fattibile anche prendere o una piccolina, una di queste, perché comunque 2 orette, a meno che voi non fate i giardinieri e vi serve appunto qualcosa di più performante, ok, ma penso che queste vadano più che bene, perché 2 orette di 2 orette sono un bel po' di tempo. Ecco, torniamo alla tagliasiepi. Ecco, come vi stavo dicendo, appunto dobbiamo montare il manico, poiché questa tagliasiepi ha una sicura, ovvero questo è il bottone per far funzionare il tagliasiepi, soltanto che per funzionare deve essere anche utilizzato questo. Adesso vi mostro come va montato. Dovete andare a incastrare questo in questo modo. Ok? E poi dovete andare a infilare queste due viti sui buchi che stanno sotto. Quindi uno sta da questa parte e uno sta dall'altra parte, molto semplice. Vi servirà un cacciavite a stella perché non c'è in dotazione. Ok, ho inserito le due vite, le ho fissate. Possiamo togliere la protezione, così possiamo anche farla funzionare. Ultima cosa che manca è la batteria. All'inizio vi consiglio di, appena vi arriva, di ricaricarla perché appunto era scarica, quindi l'ho caricata. E adesso dovrebbe essere al 100%, comunque lo possiamo vedere perché come potete vedere, qua sopra vi indica la batteria. Vediamo se riusciamo a far vedere se si accende. Comunque, adesso che ho messo la batteria, il discorso è questo: per far funzionare questo tagliasiepi qui, un attimo solo, per farlo funzionare dovete tirare in su, quindi dovete premere questa leva, questo bottone, che è tutto un bottone questo, quindi in qualunque posizione voi siate dovete sempre utilizzarlo, e in più dovete premere questo bottone arancione insieme. Ok, devono funzionare insieme. Questo cosa significa? Significa che voi dovete utilizzare per forza entrambe le mani, quindi è impossibile che voi andate a mettere una mano sulla lama, perché non funziona con una, o viceversa, non potete farla andare senza entrambe le mani, quindi a meno che voi non togliate la mano di qualcun altro, ok, riuscite tranquillamente a non farvi male. Come possiamo vedere, vedete che la batteria è al 100%, ovvero sulla tacca più alta. Ok, quindi poi via mano che voi la utilizzerete andrà scaricandosi. Ecco, quindi una tagliasiepe fatta molto bene. Ok, abbiamo una lunghezza della lama considerevole, perché adesso vi do una misura complessiva di tutta la tagliasiepi. Ok, quindi la tagliasiepi è lunga totale con manico e tutto 107 cm, e abbiamo una lunghezza di solo la lama, ok, quindi solo la lama, abbiamo una lunghezza di 69 centimetri, quindi una lama molto lunga. Ok,
abbiamo una tele SP molto lunga e quindi vi permetterà anche di fare una buona superficie di taglio, ecco. Materiali sono completamente, vabbè, tutta la struttura, che intendo questa, è tutta in plastica, anche la protezione qui comoda per far sì che magari qualche ramo non vada a darci fastidio, ok, comunque utilizziamo i guanti, mi raccomando. Comunque è tutta interamente in plastica, ok? Diciamo che la parte meno robusta è questo manico qua che abbiamo dovuto montare, ma per il resto è una plastica robusta, rigida, piena, quindi ben fatta. Quindi adesso vi aspetto successivamente al video in una piccola parte dove vi mostro appunto che funziona e taglia. Eccoci qua ragazzi, siamo fuori. Come vi avevo promesso, adesso andremo a utilizzare la nostra amica. Quindi guantini in abbinamento ce li abbiamo. Adesso vado a provare a utilizzarla su questa piccola siepe che ho. Purtroppo non ho adesso un sacco di vegetazione da tagliare. Comunque ha dei rami un po' leggermente fuori dalla struttura, quindi cercheremo di dargli una regolata, così da farvi vedere che appunto il tagliasepi funziona e se la cava molto bene. Probabilmente non mi sentirete più, perché appunto il rumore del tagliasepi non vi farà più sentire niente, quindi eviterò di parlare dopo al video. Come potete vedere sta tagliando, poi vi mostrerò quando ho finito, vi mostro anche sopra come è venuto. Ok ragazzi, abbiamo finito, non so se si è visto qualcosa, comunque adesso vi mostro com'è venuta la siepe, secondo solo che tolgo i guanti, perdonatemi se sono altri 2 minuti di video, comunque, ok, ci avviciniamo, come potete vedere la siepe si è abbassata molto bene. Ho avuto un po' di difficoltà a tagliare questo piccolo mucchio di ramoscelli che appunto essendo un po' più spessi rispetto agli altri, essendo tutti vicini, ha fatto un po' di fatica, ma li ha tagliati lo stesso, quindi ottimo. Quindi potete vedere che ha tagliato discretamente, ok, dopo tutti gli esuidi, quindi tagliato tutto, anche qui tutto bene, anche di qua. È riuscito anche a tranciare questo ramo qui, quindi non male. Ovviamente non è adatto a tagliare rami, cioè grossi, comunque riesce, quindi un ottimo prodotto, consigliato. Ciao a tutti!